Siamo qui per un'iniziativa importante che il Comune è molto sensibile sta portando avanti nell'ambito della sostenibilità e oggi con Zero Waste. Che messaggio volete dare rispetto a Zero Waste? Sì, il messaggio è uno, quello che si possono fare eventi sportivi a basso impatto ambientale. Questo perché quando si fanno eventi sportivi si coinvolgono centinaia o anche migliaia di persone. Questo significa produrre rifiuti. Quindi fare eventi come quello che verrà fatto a Bagnacavallo il 14 febbraio da parte di Hervet, WISP e GS Boncellino permette di avere un impatto ambientale più sostenibile, di produrre meno rifiuti e anche di sensibilizzare la popolazione, perché oltre all'evento verranno anche fatti dei laboratori che saranno aperti ai bambini e alla cittadinanza. Questo perché comunque dobbiamo fare in modo che le giovani generazioni capiscano che bisogna avere una sensibilità maggiore per quanto riguarda la produzione di rifiuti, maggior rispetto verso l'ambiente, soprattutto anche negli eventi sportivi. Grazie, complimenti, una parola del vice sindaco, un saluto. Un saluto e un ringraziamento a tutti quelli che hanno lavorato, perché credo che organizzare eventi di questo tipo con un occhio alla sostenibilità sia sicuramente un bel messaggio, perché richiede uno sforzo doppio, ma uno sforzo che diventa esempio per gli altri. Credo che l'esempio sia la cosa migliore per trasmettere dei messaggi, e questo messaggio di sostenibilità diventa sicuramente un di più che vogliamo lasciare ai partecipanti di queste manifestazioni. Quindi grazie a chi ha organizzato, grazie a chi ci lavorerà e buona sostenibilità a tutti. E grazie al Comune di Bagnacavallo.